veramente grande. Si chiama Itinerario della Bellezza ed è l'app ideata da Confcommercio Pesaro Urbino, che ha l'obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio della provincia pesarese e dei 12 comuni che hanno aderito al progetto, a cui quest'anno si è aggiunta anche la città di Fano. L'Itinerario della Bellezza da cartaceo si espande anche alla rete, racchiudendo così in un'applicazione la storia, l'arte, la cultura e l'offerta enogastronomica della provincia di Pesaro Urbino, in un viaggio che va dalle colline verso il mare, dai borghi fortificati alle città. È un progetto molto complesso che mette in campo tante iniziative, io dico utilizzando tutti gli strumenti del marketing per valorizzare e promuovere le località che hanno aderito al nostro progetto, che attualmente sono 12. Ci mancava l'applicazione per software, software per tablet e iPhone, e quindi con questa app, che è in italiano e una versione in inglese, completiamo il carnet dell'offerta dell'Itinerario della Bellezza, perché partiamo dalla guida che ormai è diventata famosissima anche perché il logo, il brand è molto bello. Poi social, blog, il web e con l'applicazione, ripeto, abbiamo completato il paniere delle offerte. L'app, disponibile in maniera gratuita sugli store sia per dispositivi iOS che per Android, presenta in maniera intuitiva 6 motivi per cui visitare ognuno dei 12 comuni che hanno aderito al progetto e fornisce informazioni e fotografie riguardanti le eccellenze del singolo comune, che vanno dall'offerta enogastronomica e culturale alle escursioni. Sull'app è poi disponibile una mappa che permette al turista una facile individuazione dei punti di interesse che può trovare sul territorio. C'è infine la possibilità per il visitatore di segnalare i luoghi più interessanti tra quelli che hanno visitato, un modo che ci permetterà di valorizzare al meglio, spiega Varotti, le eccellenze turistiche del territorio. Le Marche è abbinata ad una pietra preziosa che è proprio lo smeraldo, che è segno di speranza, quindi speranza per le Marche, per farla diventare veramente una regione fiore all'occhiello come lo era precedentemente. Vedo questa app veramente innovativa, che va veramente a chiudere il cerchio a 360 gradi per poter portare i turisti nella nostra regione a livello nazionale e internazionale.